Questa mattina, l'ultima mattina del CIO, il professore Elio Cunzolo del Policlinico di Modena ha trattato un argomento davvero molto interessante e innovativo nell'ambito otorinolaringoiatrico, ovvero il paziente fragile. Quali sono i punti emersi dal suo studio e ha anche elaborato una proposta da rivolgere ai colleghi? Sì, in realtà l'argomento è un argomento di vivissima attualità in ambito geriatrico e anche nelle altre specialità a vocazione chirurgica. Direi che nel panorama delle specialità chirurgiche noi siamo un po' il fanalino di coda, noi inteso nel senso di head and neck e in senso mondiale, perché la letteratura al momento censisce 7600 lavori circa su PubMed e fra i quali soltanto 6 o 7 sono realmente in ambito head and neck. È un argomento che però abbiamo visto non riguarda soltanto il paziente chirurgico, comunque il paziente che sarà sottoposto ad un intervento chirurgico, per cui la valutazione della fragilità è uno dei fattori di valutazione nel rischio di complicanze e di mortalità peri e postoperatorie, ma riguarda un po' in generale l'approccio che il paziente viene ad avere con lo specialista otorinolaringoiatrico e in particolar modo nello specialista audiologo, perché la perdita delle funzioni labirintiche tipica dell'età, tanto per quanto riguarda la funzione uditiva quanto per quanto riguarda la funzione dell'equilibrio, è un fattore importante come determinismo della fragilità, e nel paziente fragile più il paziente ha un deficit audio vestibolare più diventa a sua volta fragile, quindi è una sorta di circolo vizioso che si ha fra la compromissione cocleo-vestibolare dell'anziano e la fragilità. Quindi lo specialista audiologo e otorinolaringoiatrico si deve confrontare con questo problema tanto nella fase chirurgica o prechirurgica quanto nella sua attività ambulatoriale quotidiana. Lo scopo è quello di identificare dei sistemi semplici, chiaramente eseguibili dallo stesso specialista otorinolaringoiatra, immediati nell'esecuzione e altrettanto immediati nella quantificazione e nella chiarificazione dei risultati, distinti appunto in un semplice schema di valutazione del paziente ambulatoriale, in una semplice scheda compilativa nel paziente che deve essere sottoposto ad intervento chirurgico. E questi risultati avranno una validità se saranno multicentrici, perché il campione comunque del paziente realmente fragile, soprattutto nella selezione chirurgica, è un campione ridotto per singola unità operativa, quindi deve essere assolutamente uno studio multicentrico, anche perché con la multicentricità si ha un quadro complessivo su quelle che sono le diverse realtà economico, sociali, sanitarie delle varie parti d'Italia. Quindi lo scopo non è fare una comunicazione al congresso, ma identificare un vero e proprio iter procedurale che si verificherà e avrà validità nella policentricità e nella accoglienza di tutta la comunità scientifica e clinica otorinolaringoiatrica e audiologica. Questo è il mio auspicio. Questo protocollo a cui lei ha appunto invitato i colleghi prenderà forma anche in occasione del congresso SIAF di Nel congresso SIAF prenderà forma, chiaramente nel congresso SIAF parleremo prevalentemente della componente audiologica del tutto, quindi quanto la compromissione audio-vestibolare dell'anziano influenzi la fragilità e viceversa, quando il paziente fragile accentui le sue problematiche audio-vestibolari, e anche lì comunque si darà un taglio non solo dottrinale della problematica ma soprattutto fondamentalmente pratico, proprio per l'identificazione di questi iter procedurali che siano semplici e applicabili nella nostra frenetica attività quotidiana clinica. Un'ultima battuta, i colleghi che intendono aderire a questo studio, cosa devono fare? Noi abbiamo identificato in ospedale una casella di email che si chiama fragilità.rl@gmail.com, tutto minuscolo, alla quale daremo a tutti chiaramente la password di accesso, e deve essere una sorta di forum. Poi vediamo anche attraverso le istituzioni, perché ho già avuto un interessamento da parte delle istituzioni, in particolar modo da parte del professor Gallo, che è il presidente della Società Italiana di Otorinolaringoiatria Geriatrica, di fare qualcosa di istituzionale, di fare un angolo del sito. L'ideale sarebbe farlo in ambito SIO o comunque in ambito della Otorino Geriatrica, nella quale si possa fare una sorta di forum di discussione e nella quale l'ongoing di questo progetto possa essere sviluppato. Dal punto di vista delle prospettive, lei crede che una volta ottenuti questi dati cambierà qualcosa nella vostra pratica clinica? Io e nell'approccio al paziente?
Penso che già la comunità otorinolaringoiatrica italiana sia fatta da persone assolutamente responsabili, assolutamente mature, e già la selezione del paziente l'abbiamo sempre fatta in maniera epidermica, in maniera legata alle nostre esperienze cliniche. Sicuramente quantificherà il problema, ci darà un'idea di quello che è l'impatto nell'ambito della popolazione italiana, ma io penso che i risultati maggiori saranno proprio nel paziente ambulatoriale, in quello per il quale noi abbiamo trascurato il tutto, perché si tratta di segnalare al medico curante la problematica della fragilità del paziente e quindi avviare il paziente a tutta una serie di procedure del territorio, che peraltro sono ben codificate, esistono un po' in tutte le realtà cliniche italiane. Per cui penso che veramente il nostro scopo sia soprattutto quello di aumentare questa quota, che è sempre stata trascurata. Grazie e complimenti per il lavoro. Lei.